Questa volta non ho fatto niente io, è caduta proprio la linea, quindi oggi purtroppo, sì, no, confermo, oggi nessun nuovo positivo. E quindi chi era interessato solo a questo dato, bene, lo ha saputo e quindi, però ci terrei a praticamente dirvi delle cose assolutamente importanti. La prima già ve l'ho detta ed è quella che è una di quelle che ritengo più importanti in assoluto, cioè che finalmente c'è un'accettazione da parte della regione della possibilità di mettere in quarantena obbligatoria all'interno degli hotel, degli alberghi, delle persone positive, quindi di separarle dalle abitazioni e dai propri conviventi, dai propri cari, perché è chiaro che l'esperienza proprio di Lucera, ma ormai Lucera la conoscevo io, ma ormai in tutta Italia, ma anche in Cina, anche all'estero, è chiaro che c'è questo studio epidemiologico, ma non serviva un Nobel della medicina, ripeto, per capire che se vivi con un contagiato non puoi non contagiarti e quindi questa è una storia chiarissima. Finalmente si è riusciti in questa cosa qua e mi fa piacere perché ecco, si inizia a fare una prevenzione seria. Non è tutto, c'è ancora tantissimo da fare, c'è ancora tantissimo da fare, però già è una cosa, un passo avanti. Ripeto, per chi si è collegato adesso, non c'è nessun nuovo caso oggi a Lucera. In tutta la provincia i casi sono 862 ad oggi, perché ieri ce ne sono stati altri 16 in tutta la provincia. Di questi 16 nessuno è di nostri concittadini. Siamo fiduciosi che nei prossimi giorni stanno tutti quanti bene, diciamo che in linea di massima non c'è nessuno che versa in condizioni gravi. Uno dobbiamo toglierlo dalla lista Uno dobbiamo toglierlo dalla lista perché si è negativizzato, quindi è guarito, ha fatto i due tamponi di controllo e sono risultati entrambi negativi. Quindi diciamo mi sento di dare questo altro dato. Mi dispiace che c'è questa polemica veramente. Non lo so, io non vorrei, vedete, arrabbiarmi perché insomma, forse manco si merita sta roba qua, un'attenzione del genere, però veramente sono mortificato, cioè creare una polemica sul nulla, vedere che c'è una replica a quello che io ho detto, dove si comincia dicendo mi hanno riferito, e beh, scusatemi, di che stiamo parlando? Cioè voglio dire, io parlo con dei numeri alla mano, con dei dati ufficiali che vengono trasmessi seppur in ritardo. Se uno vuole dire mi hanno riferito, beh, vabbè, allora inizia intanto a dire magari chi te l'ha riferito, perché se si tratta di puttanate, almeno sappiamo chi le dice queste puttanate, a meno che uno non se ne vuole assumere la paternità, ma le partorisce chiaramente lui e dice mi hanno riferito. Mi hanno riferito, voglio dire, non ce ne sappiamo far nulla, anche perché, vedete, e poi concludo con questa cosa qua perché già gli ho dato troppo spazio, insomma, già gli ho dato troppa importanza, perché la polemica in queste cose qua e in questi casi qua, onestamente, cioè dire che il sindaco dà i numeri a caso, dire che i sindaco, cioè ogni giorno ci metto la faccia, mi dicono di essere Vanna Marchi o Maria De Filippi, insomma, voglio dire, per l'amor del cielo, manco mi sembrate, come dire, Brad Pitt o che ne so, né Sofia Loren né Angelina, come si chiama lei, insomma, manco mi parete dei pezzi di bellezza, onestamente. E
insomma, negli aspetti, vedete, quando si va a parlare di aspetti personali, io eviterei sempre, insomma, perché poi se dovessimo fare una sfida sarebbe antipatica sugli aspetti personali ed sarebbe veramente squalificante. Quindi vi invito a non farlo perché poi si scadrebbe veramente tantissimo. Però di sicuro, insomma, non mi sembrate Brad Pitt e manco Gina Lollobrigida piuttosto che Sofia Loren, per dire qualche bella femmina di quelle là di prima. Però,